Quali sono le cause, secondo lei, di questa retrocessione? Quest'anno, guardi, noi eravamo già partiti consapevoli di avere una squadra molto giovane che affrontava un campionato difficile. Quindi non dico che aspettavamo di retrocedere, però insomma sapevamo che questo rischio c'era e poi puntualmente si è verificato. Io non posso dare nessuna colpa alle ragazze, insomma, che hanno dato impegno, hanno dimostrato di essere di attaccare la maglia, però essendo giovani hanno pagato anche l'inesperienza del momento, insomma. E poi i budget in questo periodo sono quelli che sono, quindi la squadra è stata fatta in virtù del budget che noi avevamo a disponibilità, senza allargarci troppo per poi magari non poter onorare gli impegni presi. E adesso noi, allora, prima cosa, adesso ci pigliamo un attimino di libertà fino a fine aprile, facciamo un po' la spina perché siamo anche un po' stressati e un po' amareggiati da questa cosa. Poi a maggio ci mettiamo già al lavoro perché faremo sicuramente domanda di ripescaggio per la Serie A. Entreranno nuovi soci nella società, altri imprenditori, quindi noi non molleremo, ma cercheremo di restare lì dove siamo, insomma, ecco, per rappresentare ancora una volta la campagna. Vi aspettavate, dato il momento di crisi, un maggiore aiuto dall'esterno, dalle istituzioni, non so, dai cittadini, dai tifosi? Sì, ma è certo che uno si aspetta sempre qualcosa, però il momento è quello che, insomma, noi per gli sponsor facciamo dei enormi sacrifici. Però, ripeto, noi siamo sempre aperti a tutte le soluzioni, se ci sono sponsor, se ci sono persone che vogliono avvicinarsi per dare il loro contributo, non c'è nessun problema, insomma, li accoglieremo come abbiamo sempre fatto.